Bentornati. Progetto partito 3 anni fa, quindi febbraio 2020. Navigando su Autoscout trovai questo esemplare proprio di questo colore qui. Ne abbiamo viste di cotte e di crude. Ora, il titolo del video. La Mini non era proprio in buone condizioni, anzi. Abbiamo rifatto subito la carrozzeria e un regolare tagliando, un'occhiata ai freni. Normale routine. Dei primi lavori antipatici ricordo l'idroguida, la catena, la revisione del volumetrico. Poi quelli un po' più tosti, tipo la guarnizione della testa. Molti di voi scrivevano commenti del tipo: Matteo, butta quel rottame, le Mini si rompono tutte, non ne vale la pena. Ma io vi dicevo sempre che tanto si rompono tutte. Però se le curi, se fai regolari tagliandi, se appena senti un rumore che non ti piace la fai controllare, alla fine il volumetrico è anche più affidabile del turbo R53 e R56. Ma non è estrema, è bella da guidare. Ma poi c'era una cosa che mi faceva andare avanti, la voglia di guidare quest'auto messa bene, perché il telaio della R53 e l'erogazione progressiva del volumetrico la rendono un'auto veramente unica, un go-kart su strada, frase ripetuta 1000 volte da tanta gente, non solo da me. Poi oggi mi ritrovo con centinaia di commenti su Instagram, i vostri commenti, che mi dicono: Matte, per colpa tua l'ho comprata anch'io, è una macchina fantastica, divertentissima. Quindi che cosa è successo in tutti questi anni? C'è stato un progetto che vedeva, dopo l'estetica della macchina, molto bella secondo me, una serie di migliorie al motore, pistoni, bielle, albero a cam, tanta roba che non vi sto a elencare adesso, e poi un occhio rivolto alla ciclistica, assetto, freni. I like it, guarda quanto è bello, chissà se frena forte adesso, 330 mm manco time attack. Per poi arrivare a frizione in rame, differenziale autobloccante, power flex, insomma il risultato che vediamo in questo video. Ciliegina sulla torta, la taratura dell'assetto fatta da Luigi sulle bilance. La differenza tra avanti e indietro sono 4 cm e sulla Mini è buono, perché gli serve questi 4 cm in modo che dietro scorre un po' più velocemente e davanti rimane un po' più piantata, quello quindi è una cosa buona. Se bisogna alzarla, bisogna alzarla tutta insieme, capito? Se questa rimane qua, io te la alzo troppo, dopo se punta troppo davanti, certo, capito? Piccole cose ma che ottimizzano quello che hai preparato fino a quel momento. Quindi di fondamentale importanza. Se vai a sommare i soldi e il tempo spesi nella macchina, ti dico che potrebbe valere 20.000 euro. Ma ne è valsa la pena. Cambio manuale, 3 pedali. Sono cose che più andiamo avanti nel tempo, più ce le perdiamo. E chi è giovanissimo, in qualche modo deve sapere questa cosa. Cioè, la guida pura, ecco. Questa macchina è una bella guida pura, poi arriverà il rompicoglioni di turno che dirà che è una trazione anteriore, ma intanto impara a guidare, poi vedrai che ti diverti con l'anteriore, con la 4x4, con la posteriore, è uno stile totalmente diverso, sono scelte. L'ideale sarebbe avere nel garage anteriore, posteriore e 4x4. E so che siete in tanti, voi ministi, mi scrivete su Instagram, ho fatto comprare più Mini Cooper SR53 io che la Mini stessa. Vabbè, si fa per dire. Frena, guarda davanti.
impressionante, ragazzi. Questa frase mi rimbomba nella testa. La frenata è impressionante, ragazzi. È ciò che ti dà tanta fiducia. Ok. Rispetto a prima, con la competition clutch non è così necessario fare il puntatacco per avere il rev match. Ora metto la terza, senza puntatacco, lascio, ma non c'è questo grosso trasferimento di carico, è più facile guidare. E poi il differenziale autobloccante fa tutto il resto. La storia cambia completamente, perché la ruota che perde aderenza viene bloccata e la coppia viene distribuita equamente a tutte e due le ruote della trazione. Che cosa succede quindi? Che esci con più grip, esci molto più rapidamente da una curva, con più trazione appunto. Come fai a non amare il volumetrico? È un'erogazione molto progressiva. Trazione anteriore, telaio go-kart, 1100 kg, abbiamo il peso bilanciato con me a bordo, quindi sia davanti che dietro c'è equilibrio tra l'avantreno e il retrotreno, tutto merito di Luigi Ciardullo, che ha tarato l'assetto sulle bilance. Andate da Luigi Ciardullo se volete guidare bene. Riepilogando, 3.30 all'anteriore, pinze EBC, 4 pompanti, tubo in treccia, assetto Bilstein che sfrutta questo telaio ancora meglio, perché la macchina tiene da morire. Abbiamo 4 Michelin Pilot Super Sport, una competition clutch, un differenziale autobloccante e qui cominciamo ad avere un giocattolo per le mani, un track tool, un piccolo track tool. Eccola, diff, il diff, lì si sente il diff. Guarda rispetto a prima qui. Ci senti ora? Ci senti ora? La trazione? La senti ora? Io sì. Qui tolgo il gas perché c'è un bel buco appreso, vabbè. Freni, freni, tanta roba. Col cavolo che prima uscivo da questa curva così, senza differenziale, dico, eh. E poi ragazzi, il Power Flex ti fa avere la macchina molto più reattiva, più precisa, dà tanta fiducia. Cazzo, bella. Devo alzare un altro po' l'assetto dietro perché tocca. È un'arma sta mini. Che bella, raga. Ok, cool down baby, cool down. Sento che ha perso un po' di potenza, stiamo salendo di quota, povera cucciola. Bella, sei un'emozione, va fortissimo. Poi c'è gente che nei commenti dice ma tutto quello che fai tu, i prodotti che usi tu, le macchine che guidi tu sono tutte stupende, non c'è mai nessun difetto. Magari uno prima di provarle le macchine se le studia, vede che già vanno bene, così poi le porta sul canale e le elogia, invece di magari di massacrare qualcuno. È capitato qualche ragazzo che si è proposto con la macchina che non era appunto e magari ho deciso di non portarla. Quindi evitiamo questo odio continuo, questi commenti totalmente inutili che lasciano il tempo che trovano e sono inopportuni. La macchina, non vi dico che il progetto è finito, ora è un piccolo track tool. 8 marzo, CAMS Racing, Barra Duomi,
E poi ci sarà una bella sorpresa con una centralina che non è giusto che vi dico tutto adesso. Quindi andiamo ancora più su, un altro step sopra. Poi basta, direi. Perché io non lo so, è guidabilissima, tiene tanto. Il limite io ancora non riesco a trovarglielo, anche perché non sono un pazzo. Però va una bomba. Iscriviti al canale. Iscriviti al canalazzo, officinazzo del pilota, che tra l'altro siamo settimi in Italia nel ranking Automotive Influencer YouTube Italia. Il sottoscritto number 7. E davanti c'è al primo posto c'è Cironi, che è il più forte di tutti. Mi sono rotto le palle di sentire gente che parla male di qua e di là, di su e di giù, perché sono solo dei rosiconi. Lui ci ha insegnato a tutti a fare questo lavoro, ha fatto dei video assurdi, bravo Davide. E poi tutti quelli che ci sono dopo, tra cui il Gasi, che è una bomba. E non posso non salutare Ema Motorsport, che mi ha veramente insegnato tante cose di cuore, proprio lo dico. Detto ciò, ragazzi, io vi adoro come al solito, siete fantastici con me, vi voglio un mondo di bene, grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento, ci tengo tantissimo, e noi come al solito ci vediamo nella prossima puntata. Ciao.